La bioetica sta parlando di cose davvero futuristiche, mi viene da dire come aggettivo, nel senso che è decenni avanti, ma cent'anni avanti rispetto alla società civile, cioè a che punto siamo? Se noi parliamo ad esempio di cellule del corpo che possono essere trasformate in gameti maschili o femminili, fino a qualche mese fa c'era il timore ad esempio della legge sull'aborto, cioè si parla di questo oggi in Italia, in cui è difficile trovare dei medici che non Che non siano siano detto. vittori di coscienza, quindi è giusto che la bioetica sia avanti rispetto alla società civile? Il dubbio che mi è venuto è questo. Ma aggiungerei anche, collegandomi invece da un lato più scientifico, cioè noi effettivamente siamo in grado di modificare il genoma, siamo in grado di fare interventi di copia e incolla del DNA, insomma, però il problema è che in realtà siamo estremamente ignoranti su quello che fanno effettivamente i nostri geni. Quindi di fatto noi non sappiamo come caspiterina i geni tra di loro interagiscano e quindi quanto, se tu ne levi uno, poi questo influisca sull'intero sistema di interrelazione tra i geni stessi. Quindi l'impressione che ho avuto anche studiando queste cose, che in realtà effettuando e utilizzando questo tipo di tecniche noi facciamo un enorme salto nel buio. Cioè effettivamente sappiamo che quel gene magari dà una predisposizione per un qualche tipo di malattia, però poi andando a elevare non sappiamo cosa noi stiamo effettivamente andando a modificare a livello di interazione e di espressione, cioè magari stiamo elevando un qualcosa che in realtà serve tantissimo per, non so, l'orientazione spaziale, mettiamo a caso, no? Ma dici che non lo sapremo mai No, o... prima o poi suppongo che ci riusciremo, però adesso, ora come ora, così come la società civile è indietro rispetto a questo tipo di tematiche, anche proprio chi si occupa di cosa fanno i geni è indietro. C'è un dibattito, la cosiddetta bioetica dello spazio, space bioethics. Ci sono persone che nell'ambito della filosofia morale, della bioetica, stanno scrivendo sulle questioni etiche della colonizzazione di nuovi pianeti. Quindi diciamo, ci stiamo guardando al futuro, sì, al futuro che però quanto è lontano, insomma, si sta investendo per andare sulla Luna, per colonizzare la Luna, per trasformare, terraformare Marte. Quanto è lontano questa realtà? È vero quello che dici, nel senso l'impressione è che a volte questi siano problematiche, temi lontani. Perché perdere tempo su queste questioni? Dall'altra parte, però, quando ad esempio i ricercatori fanno nascere la pecora Dolly, 1996, notizia del 1997. Qual è la reazione a questi scienziati, questi ricercatori che si muovono nell'ombra senza informare l'opinione pubblica di quello che fanno? Quello che fanno dovrebbe essere soggetto a un maggior controllo della comunità, a processi democratici. Quindi il rischio, se non si affrontano oggi certe questioni, è trovarsi domani con la possibilità di poter praticare certe tecnologie e non sapere che cosa farci con queste tecnologie, non essere preparati ad usarle. Quindi, secondo me, è importante muoversi con un'ottica, anticipando, insomma, quello che domani accadrà. E cercare di ragionare, di cercare di capire quali sono le problematiche e che cosa fare nel momento in cui poi le tecnologie ci saranno. E quindi secondo me è importante riuscire a anticipare il futuro per avere un maggior controllo Sì, di certo. quello che accadrà. Partendo dall'idea, secondo me, perché appunto quando si parla di queste tecnologie, la preoccupazione è che ci siano interessi economici che sicuramente c'è nell'ambito della medicina, nell'ambito delle tecnologie. Secondo me però c'è anche la curiosità degli esseri umani di esplorare nuovi scenari per cui le nuove generazioni hanno voglia anche di provare cose diverse, di vivere, di nascere, di morire in maniera diversa rispetto a come hanno fatto le generazioni passate. Quindi non è soltanto una questione pratica legata a un vantaggio in termini di bene, è anche, secondo me, la voglia di provare cose nuove, di esplorare modalità Possibilità. diverse. È così per voi?
Com'è perché c'è esatto. ma io ho detto quello che il fatto è che cioè, appunto andrebbe ci andrebbe dietro anche un lavoro non solo di speculazione che è giusto fare, ma anche un lavoro di sensibilizzazione. E cioè è giusto anticipare a un livello intellettuale tutto, però ci deve essere anche un complementare lavoro proprio, io mi viene da dire politico, perché c'è anche il gap generazionale in questo senso è pesante. Noi magari alcune cose le appoggiamo, le sosteniamo e condividiamo anche questa voglia di scoprire modi nuovi di nascere, di morire tutto, ma stiamo parlando sempre di un paese in cui non si trovano obiettori di coscienza, in cui l'aborto è ancora visto qualcosa di cui si è sentito parlare ogni tanto, perché poi non lo so. Cioè, mi viene da però secondo me c'è appunto c'è chi fa questo lavoro, c'è. Tra chi si occupa di bioetica ci sono persone, ci sono colleghi che lavorano su questi temi, che sono più appassionati o comunque dedicano gran parte del loro lavoro a fare i conti anche con problematiche più contemporanee. Secondo me è anche bene che si possa, diciamo, variare, che si possa anche dedicare del tempo anche a divertirsi un po'. Io adesso sto scrivendo un articolo su una delle proposte che viene fatta per salvare la specie umana dall'estinzione. Quindi diciamo futuro, la specie umana si sta... come il film Interstellar, ormai si rischia l'estinzione, la specie umana o comunque prima o poi il pianeta non sarà più in grado di garantire la sopravvivenza della specie umana, cosa fare per garantire che ci sia ancora un'umanità, una specie umana in vita? Un'ipotesi è quella di lanciare nello spazio questa navicella con solo embrioni umani che viaggeranno per centinaia, migliaia di anni fino a che l'intelligenza artificiale che guida queste navicelle spaziali non trova il pianeta giusto dove atterrare e ricostruire una civiltà ormai scomparsa, per cui queste macchine mettono al mondo nuovi bambini attraverso uteri artificiali e può darsi che abbiano viaggiato per migliaia e migliaia di anni dopo che la specie umana sulla Terra si è estinta, insomma è scomparsa. Interstellar, anche un po' Clark Kent, no? Superman, che era sulla Terra così, no? Però appunto questo è un modo, almeno io lo interpreto in questo modo, il mio lavoro filosofico, di confrontarsi con questioni filosofiche cercando di cambiare prospettiva, cercando di guardare le cose da un'altra prospettiva e porsi delle domande che possono interessare almeno qualcuno, si spera, insomma. È un po' fantascienza, è un po' filosofia, è un ibrido probabilmente che si muove un po' a cavallo tra generi, insomma, che prova a ragionare su questioni filosofiche, però all'interno di uno scenario futuribile, fantascientifico. Necessario, perché al momento attuale sembrerebbe che il bambino migliore sia intanto un bambino maschio, bianco e eterosessuale. È vero. E quindi, certo. Come dire, se io macchine artificiali, questo ChatGPT, se mi posso momento, riprodurre tra l'altro dalle mie cellule di una mano, per quale motivo non dovrei nascere maschio direttamente? Perché io devo un problema, niente ciclo, mettere niente al mondo una femmina nera, per esempio. E cioè, non sarebbe il bambino migliore, perché sarebbe soggetto a rischio di discriminazione, soprattutto in una società come non particolarmente che non sembra avere prospettive. In realtà questo immaginare mondi potrebbe suggerire mondi diversi, migliori, dove tutti siano rappresentati allo stesso modo. Ma infatti si pone, no? In senso, una questione potrebbe essere che se tu devi trasferire degli embrioni, chi è che decide quali embrioni trasferire e quali embrioni trasferisci? E anche lì si pone una questione di giustizia. Con Voyager, no, la sonda che è stata inviata, quella nello spazio profondo, eccetera, lì alla fine è stato fatto un sunto che però gran parte, con tanti contributi anche della società aborigene, eccetera. Quindi se si riuscisse per testimoniare a fare... Esatto, per testimoniare l'umanità. Comunque l'umanità tutta intera. Quindi se uno partisse con lo stesso spirito, tra virgolette, di Voyager, poi ok, c'era molto probabilmente una grossa comunque sovrastima della società occidentale, un sacco di opere anche musicali, penso, più occidentali piuttosto che le percussioni degli aborigeni australiani.
Però forse se uno parte con la stessa idea... No, sei razzista! Vabbè, sto solo dicendo... Sta sostenendo la supremazia della musica dopo occidentale. Dopo aver sono un sacco di cose africane. Ha dei conflitti di interesse, quindi... Ci chiamola.